Presidente, allora lei è qui oggi al 44esimo convegno del congresso nazionale della SINFER che tratta temi importanti, lei li ha ricordati nel suo intervento, come il rapporto tra ospedale e territorio, il dolore disabilitante e l'uso delle tecnologie nella riabilitazione. Che cosa ha da dire il Presidente della Regione Puglia ai fisiatri italiani su questi temi? Apprezzo l'approccio sistemico del congresso perché si mettono in relazione l'organizzazione sanitaria, le nuove terapie per lenire il dolore insostenibile e soprattutto si sta anche dando un supporto tecnologico per il miglioramento della qualità sia della riabilitazione che della vita dei pazienti, e questo elemento fa intendere una intelligenza collettiva, quella della SINFER, che evidentemente si esprime nello scegliere gli argomenti, nello stabilire l'oggetto dell'approfondimento. La Regione Puglia da questo punto di vista sa di dover recuperare un gap importante, sa che però dispone dal punto di vista accademico, dal punto di vista degli studiosi e dei sanitari specializzati in questa materia, un patrimonio straordinario che soprattutto la politica deve valutare con maggiore intensità, dando loro maggiori occasioni per intervenire, per migliorare la vita delle persone. Tutto questo ovviamente detto qui al congresso col discorso del Presidente può sembrare una delle tante promesse da marinaio, e il mio compito è evitare che questo impegno e questa conoscenza rimanga a fine a se stessa e si limiti alla giornata di oggi. Spero di avere la forza e anche l'intelligenza di riuscire a cogliere gli stimoli positivi che da questa giornata sono venuti per tradurli con velocità in miglioramenti della vita delle persone. Lei prima, una seconda domanda, lei prima ci diceva a proposito della disabilità che secondo lei le città dovrebbero essere progettate soprattutto a misura delle persone disabili. Vuole farci una battuta anche su questo tema? Sì, io ho fatto il sindaco per 10 anni e mi sono convinto che se siamo capaci di progettare la nostra vita in modo tale che sia vivibile, sia uguale, adopero questo aggettivo che viene dall'articolo 3 della Costituzione, uguale per tutti, noi abbiamo risolto ogni problema e soprattutto ci dobbiamo anche porre il problema, diciamo la verità, anche del modo in cui la circolazione stradale funziona in tutto il paese. Abbiamo un numero di morti che è ancora fuori scala dal punto di vista europeo ed è fuori scala anche il numero dei disabili che purtroppo la circolazione stradale con i suoi incidenti determina, e questo evidentemente è un compito che la politica deve porsi in fretta, perché è intollerabile che per ottenere il diritto alla mobilità siano tante le persone a dover subire danni così gravi.